No, oggi bruciano i due punti. Bruciano e basta. Bruciano e basta perché c'è. Beh, comunque noi dobbiamo valutare il perché succedono certe cose. Una partita dove il nostro portiere non ha fatto una parata, però ci sono questi tipi di partite, ci sono questi tipi di reazione da parte dell'avversario. Abbiamo cercato nell'ultima parte della partita di giocare con una squadra un po' più fisica, proprio perché il motivo guida della partita era questa palla lunga e basta. Noi probabilmente nella nostra crescita dobbiamo cercare di riuscire a giocare un po' di più in quei momenti lì, di lavorare un po' sul fraseggio, il palleggio, invece siamo andati indietro un po' a loro, però resta rammarico perché comunque alla fine noi abbiamo fatto 3-4 palle e gol, non ha fatto una parata, c'è il rammarico dei due punti persi. Il fatto che sia il sesto risultato utile comunque nell'analisi che faremo in settimana ci aiuta, perché comunque i risultati aiutano, io direi, ad approfondire ancora in modo più deciso quello che devono essere i passi che dobbiamo fare, insomma, per vedere che succede, quando succederanno di nuovo situazioni del genere, di riuscire a portare a casa i 3 punti. No, mister, peccato perché è stata una partita che si pensava agonistica, invece la partita ha cercato di metterla anche sul piano tecnico, riuscendoci Secondo me nel primo tempo abbiamo fatto una partita dove abbiamo cercato, come dici tu, di giocare, di fare, era un po' come l'avevamo preparata, cercare di non andare dietro un po' a queste idee di gioco che potevano avere loro. L'abbiamo fatto bene, però alla lunga invece un po' la stanchezza. Siete anche un po' sfortunati che questo è fatto male Nico, insieme a Pizzolo è stato ammonito, un po' di situazioni probabilmente che hanno incanalato la partita dove meglio, io penso nell'unica possibilità in cui loro potevano eventualmente trovare il pareggio. C'è grande rammarico, ripeto, però vorrei prenderla come poi diciamo, uso questo termine, una lezione positiva che ci deve servire per analizzarla in modo lucido, per capire veramente che possiamo certe partite portarle a casa, ecco. che lei non parlerà mai dei singoli, ne do atto, però la partita di Parker di oggi penso che sia stata una partita dell'uomo che forse mancava e che ci può dare forse in futuro quello che ci è mancato. Ma sì, in effetti, l'allenatore non è che deve parlare di simili, però in questo caso penso che è talmente evidente la cosa che si può. Io dico una cosa, un numero 9 così un po' che non lo allenavo, cioè, ma veramente ho fatto una partita che per un allenatore direi che in ogni momento fa qualcosa di importante per la squadra. Era la prima partita intera, ha fatto la prima settimana con tutta la squadra. Quindi bene, poi è chiaro che deve essere all'interno di un contesto che lo deve supportare, ma io sono, mi dico, abbastanza soddisfatto della prestazione della squadra, dell'atteggiamento. Mi dispiace Sì, perché dobbiamo portare a casa 3 punti oggi. Basta, ci punto, vuole quel stop. cinismo.